di lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, sentire te. Sia gloria al tuo nome, sia gloria al tuo nome, sia benedetto il nome di Gesù Cristo, nome al di sopra di ogni altro nome. Alleluia, gloria a Dio, mettiamo anche il numero 2, davanti al Re ci inchiniamo insieme, adoriamolo in questi minuti, benediciamo il nome del Signore al profondo del cuore nostro, che Lui è degno, degno della nostra lode, gloria e onore e rispetto. Grazie Gesù, sia la gloria questa sera dal profondo del cuore, a te sia l'onore, il rispetto. Tu sei Dio, ma grazie che hai mandato il tuo figliuolo a morire in croce per la nostra salvezza. In ogni culto dobbiamo ricordare la croce, perché senza la croce non c'è salvezza,
non c'è remissione dei peccati, ma per mezzo del sacrificio di Cristo, in quel sangue noi troviamo la liberazione, e ancora oggi quel sangue è potente a salvare, è potente a liberare, è potente a guarire, è potente a fare ogni cosa, oh Signore. E noi ti ringraziamo questa sera per questo privilegio ancora una volta di stare nella tua casa insieme ai fratelli e le sorelle. Grazie anche per questo caro nostro fratello che hai mandato in mezzo di noi. Benedicilo insieme a noi stasera, glorifica il tuo nome. Quanti sono assenti perché sono malati oppure stanno lavorando, Signore, intervieni e benedicili dove sono. Raggiungi anche Alessio, Signore, questa sera lo presentiamo al trono della tua grazia, questo ragazzo. Signore, diciamo guarisci, guarisci questo giovane nel nome potente di Gesù Cristo. Non c'è malattia di fronte a te che possa, non possa essere liberata. E Signore, grazie, ti diciamo grazie già fin dall'inizio, perché tu opererai con potenza e con grazia. Signore, grazie, il tuo amore regni sovrano in mezzo di noi stasera. Te lo diciamo nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Grazie, Signore, grazie. Grazie, Gesù, grazie. Cantiamo il numero 8 e ci alziamo in piedi. Ci alziamo in piedi come solito il cantico che ci ispira dal cielo. Scende la benedizione, riempie il cuore e mi ristora l'anima. È bello averti qui, Signor Gesù, la mia speranza sei solo tu. Amen. Cantico numero 8. Gloria a Dio. Dal cielo scende la benedizione, riempie il cuore, mi ristora l'anima. È bello averti qui, Signor Gesù, la mia speranza sei solo tu. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Dal cielo scende la benedizione, la coppa mi andrà pronta ad olio sacro. La mia preghiera giunge a te, Signore, prostrandomi ai tuoi piedi ti adorerò. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio.
dal cielo scende la benedizione. Spandi il tuo spirito stasera. Spandi il tuo spirito, Signore. Spirito di vita, spirito di potenza e di gloria. Oh Redentore nostro, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria al tuo nome, gloria a te, Signore. Amabile sei, Gesù, amabile, amabile, amabile. Abbiamo bisogno di te, Signore. Toccaci questa sera, toccaci con la tua mano, toccaci ancora una volta, ancora più forte, Signore. Oh, glorioso il tuo nome, prezioso sei. Gloria a Dio, Gesù, ti adoriamo, Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome, alleluia. Oh, Redentore, Emanuele, Dio con noi, Emanuele, Dio con noi, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio, 48 cantiamo, bellissimo, lo sappiamo a memoria, Emmanuel, Emmanuel, il nome suo Emmanuel, Dio è con noi, dentro di noi, il nome suo Emmanuel, alleluia, cantiamolo, benedetto il tuo nome, Signore, siamo ancora in piedi. Io innanzitutto voglio ringraziare il Signore perché siamo tutti qua riuniti e lo sento anche la sua presenza, sento tra di noi.
perché come dice veramente la parola, dove due o tre radunati nel mio nome, io sono presente tra di voi. Io voglio ringraziare il Signore perché mi ha toccato con un passo che si trova in Prima Re 19, versetto 9, e dice: lassù entrò in una spelunca, vi passò la notte. Egli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Egli rispose: io sono stato mosso da una grande passione per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Mi ha toccato questo passo perché il Signore è presente ancora maggiore alle persone che hanno passione di Lui, come Cristo ha avuto passione per noi. Amen. E tante volte io ho trovato sul vocabolario, altri dicono no, amore, amore, ma la passione è anche ancora più profonda. Cioè significa proprio non dormire la notte, cioè pensare a quella persona e cercare di piacere a quella persona in tutti i modi. Amen. E sacrificarsi per quella persona, non pensare a se stessi, ma pure per buttarsi di sotto. Questo a me mi ha pensato la stessa cosa come l'amore dei genitori verso i propri figli. Io nella mia storia ho avuto tante tribolazioni e mia madre mi ha sempre soccorso, mi ha sempre accudito e abbiamo sempre superato tante difficoltà, addirittura abbiamo sopportato anche tante volte la fame in una casa familiare dove poco c'era niente, eppure mia madre sempre con quella forza ha sempre tirato avanti. Quella è la passione proprio che ci sta scritta nella Bibbia, cioè quella passione che proprio tu vai avanti anche se non c'è niente. Elia, mi ha ricordato tanto il Signore, era soltanto l'unico profeta in Israele, e c'era anche Eliseo, sì, ma tutti quanti erano sviati, c'era il dio Baal che adoravano, e poteva dire Elia, poteva dire insieme a Eliseo: vabbè, tanto noi siamo in due, che facciamo, tanto vabbè, tanto la massa si comporta così, allo stesso modo facciamolo pure noi, tanto siamo solo in due, che facciamo. Invece è questo proprio, che soltanto un solo uomo riuscì a cambiare le sorti di Israele. E quanto più noi allora, che io stavo pensando per me stesso, quanto più noi, quando noi abbiamo quella forte energia del Signore, possiamo invogliare anche le altre persone a dire: ascolta la parola di Dio, perché proprio lo trasmetti, proprio anche con le canzoni, con il modo di esprimersi, lo stile di vita, il modo di comportarsi, l'atteggiamento, il modo di vestirsi. E stare attenti a determinate cose, veramente in tutto questo si mostra veramente l'amore per il Signore, e le persone sono ancora più attratte, perché non si sta a parole ma si sta in fatti, il Signore si manifesta ancora di più. E io voglio ringraziarlo perché con il pastore stavamo parlando ieri, voglio dirlo anche nella telecamera, per la Chiesa, che è veramente un miracolo. Qui veramente c'è l'amore del Signore, e ne stavamo parlando. Qui non c'è gerarchia, non c'è obbligo, non c'è niente, ma qui c'è la presenza del Signore. Quando ti senti toccato dal peccato, non è il fratello che ti dice: hai peccato, vattene via, ma è il Signore che ti viene a dire: che fai, come ti comporti. E più vieni toccato dal Signore, più c'hai quel senso di gratitudine e dici: grazie Signore, perché senza il tuo rimprovero io non sarei qui ancora stasera, e chissà dove sarei. E io voglio ringraziare stasera il Signore, che possa incoraggiarci ancora una volta. Dio sia la lode e la gloria. Amen, amen, gloria a Dio. I giovani, anche loro hanno le loro esperienze, ed è bello, no? Ascoltarli con tutta la nostra amore. Amiamo i giovani, è vero che tanti sono, come abbiamo detto, in difficoltà in questi tempi, e quando c'è qualcuno che è convertito al Signore noi diamo gloria a Dio. Magari tanti altri possono convertirsi al nostro Salvatore. Grazie Gesù. Amen. C'è qualche altro? La prossima volta porti la chitarra, eh? Sì, che lui...
lui canta molto bene. Porto la chitarra e vieni spesso, sei, te l'ho già detto. Io vi ringrazio per già da domenica quando sono venuto, sì. ho recepito, ecco, questo quest'amore, questa ospitalità, questo senso d'accoglienza, perché effettivamente credo che siamo arrivati a un punto che dobbiamo capire di fare qualche passo indietro, nel senso di ritornare e riscoprire quella che era la Chiesa originaria, sì, sì, non primitiva, bene. Perché il primitivo va superato, ma l'originario è la base di tutto. Tante volte ci sfuggono delle cose importantissime che poi hanno generato, da lì che si è profuso questo e sviluppato la Chiesa, però credo che bisogna ritornare un po' agli origini. Amen. E questo non significa rinunciare a qualcosa o rivedere delle idee, delle dottrine, ma significa proprio ritrovare un po', ritrovarsi un po' con se stessi e con Dio. E bisogna farlo, perché riflettiamo l'altro giorno quando si parla degli ultimi giorni, no? Se ne è sempre parlato anche ai tempi degli apostoli, degli ultimi giorni, ma e siamo qui dopo 2000 anni, ma gli ultimi giorni, stando a quello che è scritto già da Gioele, no? Ne parlava. Gli ultimi giorni praticamente è un periodo che parte da quando Gesù è tornato al Padre ed è sceso lo Spirito Santo, da lì che partono gli ultimi giorni, fino al ritorno di Gesù quando sarà. Beh. Ma gli ultimi giorni non è un giorno particolare, un periodo nel futuro. Gli ultimi giorni è quella fascia di tempo che parte da lì, da quel momento importantissimo, e arriverà fin quando il Signore Gesù non ritornerà. Quindi godiamoci questi ultimi giorni, no, e prepariamoci, Gesù, soprattutto. Amen. Grazie fratello, grazie. Fratello ha composto dei bellissimi cantici, l'ho apprezzati tanto l'altra domenica, li fa lui tutti, quindi la prossima volta, ecco, canterai qualcosa. Gloria a Dio. Ora non so se la sorella Alessandra c'è un cantico, io ho chiesto un centurione, però non so se è possibile. Centurione, bellissimo cantico, vi ricordate quell'uomo romano che andò dal Signore per chiedere un miracolo? Disse: ma non entrare in casa mia, per l'umiltà di quell'uomo, pure era un comandante romano. E mi piace questo cantico. Se è possibile, grazie Gesù. L'umiltà precede la gloria. Laggiù, molto amato da tutti per le sue virtù. Ho sentito parlare così tanto di te, c'è un servo che muore e so che non c'è uno che può salvare al di fuori di te. Io ti prego, Signore, non entrare da me. Che so che il mio cuore non è degno di te, ma con una parola soltanto, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. E che anch'io sono un uomo e so quello che fa. E se dico soltanto devi andare e gli va,
a mio servo fa questo e pure lo fa. Non esiste in Israele una fede così, disse allora il Signore rivolgendosi a chi stava di ascoltare quel servo guarì. Io ti prego Signore non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola son certo Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. Ti prego Signore, entra dentro il mio cuore, non ho modo nessuno di fuori di te, e mi sappia capire, e mi possa guarire, fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Ti prego Signore non entrare da me, e che so che il mio cuore non è degno di te, ma con una parola son certo Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. Io ti prego Signore, entra dentro il mio cuore, non ho mondo nessuno al di fuori di te, che mi sappia capire, che mi possa guarire, fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Che cresca ogni giorno la mia fede per te. Fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, opera tu Signore. Vogliamo cantare l'86 prima che leggiamo qualcosa? 81, chiedo scusa, devo mettere l'occhiale. Se mi trovassi nella tempesta, alcun male io non temerei, perché Gesù vive dentro me ed è Lui che mi guida. 81, cantiamo. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Se mi trovassi nella tempesta, alcun male non temerei, perché Gesù vive dentro me ed è Lui che mi guida. La mia casa è fondata su una roccia e mai dovrà essere smossa, perché la roccia è Cristo Gesù, vive il Signore dei Signori, e allora di chi io temerò, se in Dio confiderò, e allora di chi io temerò, se in Dio confiderò. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, grazie Gesù, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Sì.
sia benedetto il tuo nome, Signore. Grazie, Signore. Ti adoriamo, Signore. Ti adoriamo, ti adoriamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Sei benedetto, Signore. Amen, 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 amen. Amen, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria al tuo nome. Santo, 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 santo. Santo è il tuo nome, Signore. Gloria a Dio. Grazie, Signore, per il tuo amore immenso e incalcolabile. Gloria a Dio. La tua parola questa sera, Signore. Signore, lo strumento è debole, ma tu sei forte in noi. Ma la tua parola è autorevole, l'abbiamo conosciuta e lo riconosciamo. In questo c'è, in questa parola c'è potenza di Dio. Signore, parlaci questa sera per mezzo dello Spirito Santo a ciascuno di noi, affinché possiamo fare meglio la tua benedetta volontà. Stai con noi ancora stasera e continua a benedirci, e ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Voglio leggervi un passo, un episodio, una parabola che conoscete, ma secondo quello che il Signore mi mette nel cuore, io poi, sapete, vado come mi sento. Al capitolo 18 di Luca, dal primo verso, la vedova e il giudice. Luca capitolo 18, proposto loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. E in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva: rendimi giustizia sul mio avversario. Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure, poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché tendo ad insistere non finisca per rompermi la testa. Il Signore disse: ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Ora, notate sia la parabola, che poi può essere un episodio che accade. Le parabole sono un esempio di vita, ma il finale, proprio ora, adesso, che si ricollega a quello che diceva il fratello, ma il figlio dell'uomo verrà. Quando verrà, troverà la fede sulla terra? E qui si parla proprio del ritorno del Signore. Fratelli miei, sorelle, naturalmente i tempi sono quelli che sono adesso, e ci rendiamo conto che se non si torna all'originale, perché oggi è più che un'apparenza, e lo dico io per primo per mettermi in discussione, noi non accusiamo nessuno, ma è più un'apparenza, ma la sostanza. Il Signore vuole uomini e donne di preghiera, per esempio, fondamentale. E questa preghiera fatta con perseveranza e con fede e con fiducia. Ed è importante questo, avere questa attitudine, perché lo scoraggiamento oggi è lì, un attimo,
un istante, una parola, un secondo. Ed ecco che lo scoraggiamento, pace a voi, lo scoraggiamento arriva, o no? O capita soltanto a me? Scusate, io alzo la voce quando poi comincio a sentire il Signore mentre sto parlando. O capita soltanto a me avere momenti di scoraggiamento? È lì un episodio, una parola, o magari io che dico male una parola, o una parola che mi viene rivolta, no? Involontariamente a volte, perché qui si parla anche dei nemici e tutti abbiamo dei nemici. Fratelli e sorelle, quando si cerca di fare la volontà di Dio nel meglio possibile, in quello che sappiamo fare, perché vogliamo migliorarci in questo, abbiamo dei nemici. Quindi una moltitudine di situazioni che possono scoraggiarci. Questa donna della parabola può essere una persona qualunque di oggi, vedova, quindi sola. Quanti soli oggi ci sono? È la società dei soli, solitari. O no? O sono soltanto io che ho notizie da tutte le parti? Solitari. E quando si è solitari non è semplice, non è facile affatto, perché avere un aiuto convenevole è meraviglioso, è glorioso. Ma ahimè, le cose stanno andando in questa maniera. Ora, questa donna vedova, forse qualcuno gli ha fatto dei torti, non sappiamo, forse gli avrà rubato i suoi beni, forse gli avrà tolto quello che aveva, una casa, non so quello che ha, ma ha un problema, e questo problema è serio, perché questa donna è vedova, sola e senza nessuno che può sostenerla. Fratelli, sorelle, noi senza il Signore siamo soli, gloria a Dio, ma sia benedetto il nome del Signore che ancora questa sera Gesù è con noi, gloria a Dio. Io mi sto scaldando, benedetto il Signore, è perché la parola, guardate, la parola è, non è quando stai dietro un pulpito, ma è quando la leggi, quando ti scalda il cuore. Ti trafigge il cuore. Avrà avuto dei maltrattamenti, ma mille problemi, non possiamo sapere. Ora, chiaramente lei si rivolge all'autorità che dovrebbe risolvere questo suo problema, un giudice, la legge va da chi dovrebbe redimere questa situazione. E dice Gesù: il giudice iniquo, cattivo, il giudice cattivo, lei va, ma non riceve risposta nella prima, nella seconda, nella terza. Non sappiamo quante volte è andata, ma dice la parola che tante volte è andata da questo giudice cattivo. Fratelli e sorelle, è facile dire stasera che il giudice rappresenta il mondo, Satana. Dice i fratelli una volta, ne parlavano chiaramente, il nemico dell'anima nostra, che viene per rubare, per distruggere, per uccidere, per ammazzare pure i credenti, se fosse possibile, gli eletti di Dio, è scritto, negli ultimi tempi, se fosse, ma non è possibile, perché noi abbiamo Gesù, il nostro grande difensore.
e gloria a Dio. E lei va da questo giudice per questa situazione tutt'altro che facile. Ma quest'uomo non era integro. Intanto avete letto, mi sembra, le persone che non hanno il Signore non temeva Dio, non c'aveva paura del Signore, questo giudice, no, non c'aveva paura di nessuno, tanto lui era un giudice. Quante persone oggi ancora hanno questa attitudine? Dio, ma quale Dio? Io posso, io faccio, io debbo. Io avevo un familiare, adesso non c'è più, l'ho detto più volte, non posso fare il nome naturalmente, che per anni, nella mia testa lo sentivo, io mi sono fatto da solo, ed era diventato miliardario. Io ho lavorato, io. Avesse una volta detto: ringraziato sia il Signore per quello che mi ha provveduto, io ho fatto. Sapete com'è finito? Male, molto male. Perché, fratelli e sorelle, noi siamo di quelli che invece diciamo: ringraziato sia il Dio per quello che abbiamo e per quello che possiamo. Questa donna va per questa grave ingiustizia. In lei non c'è vendetta. Questo è importante, perché per la preghiera sto preparando la questione della preghiera che noi facciamo. Mai dobbiamo pregare con un cuore che è pieno di vendetta o di rabbia verso qualcuno. No. Dio non può ascoltare se noi siamo arrabbiati. È vero? Noi siamo sempre pronti e dobbiamo perdonare. Chiunque sia, ci piaccia o non ci piaccia, il Signore ce lo impone, non è una cosa in più. Perdona se è possibile, no, perdonate tutti, perdonandovi gli uni e gli altri nell'amore di Cristo. Questa è la Chiesa, non dico soltanto questa, ma la Chiesa di Cristo. Oggi sapete perché tanti problemi? E ne sappiamo tanti, fratello caro, perché non c'è perdono pure. Io sono meglio di te e quelle offese non si superano e via discorrendo. Ma benedetto sia il Signore, questa donna sta andando dal giudice per avere quello che gli appartiene. Quello che gli appartiene, non vuole altro di più, ma quello che è suo, che gli è stato tolto. Ma il giudice non vuole ascoltarla. Cerca delle scuse, rimanda, come succede oggi, ahimè, tocco un punto delicato, la giustizia, soprattutto quella italiana, queste cause che vengono rimandate a sei mesi, anni, la giustizia italiana purtroppo è quello che mi sembra quasi, questo spostava, metteva lì, mi è capitato qualche volta di vedere come fanno, no, vai, tutto pronto, pensi che si risolve lì, invece mette una firma e mette la data, alla prossima, e poi alla prossima udienza, tornate, e la gente va e viene. E così questa donna, però la cosa bella, fratelli e sorelle, è che questa donna c'ha un ardore. Lei vuole la soluzione a questo problema. Torna ancora una volta. Io non so se noi, immaginiamo, noi andiamo da qualcuno a chiedere magari qualcosa, non ce lo dà una volta, due, tre, poi ciao, non vengo più. Ma noi abbiamo a che fare con Dio, però, gloria al Signore. Abbiamo a che fare con il Signore. Ecco, la lezione è chiara ed è meravigliosa. La perseveranza di questa donna nel continuare ad andare con insistenza e con fede per avere giustizia.
Gloria a Dio, fratelli e sorelle. E vi faccio dei paralleli adesso fra il giudice e Dio. Il giudice era ingiusto. Il Signore è un Dio giusto e salvatore. Amen. Il giudice era egoista e crudele. Il Signore è pietoso, lento all'ira e di grande benignità. Che differenza grande. Il giudice era stanco e irritato, pure s'arrabbiava. Dio è sempre pronto ad ascoltare le nostre preghiere, è scritto. Gloria a Dio. Dio è sempre pronto ad ascoltare le nostre preghiere. Tra il giudice e la donna non vi era alcun legame, ma tra Dio e quelli che pregano c'è quella familiarità, perché siamo figli di Dio per mezzo di Gesù Cristo che è morto in croce. È importante questo. Quando noi preghiamo, stiamo pregando il nostro Padre Celeste, Abba Padre, per lo Spirito Santo. Allora, fratelli e sorelle, continuiamo a pregare. Oggi i credenti non hanno compreso e stanno perdendo questo, perché si ode da tutte le parti che le riunioni di preghiera vengono disertate. Magari il culto centrale della domenica ci sono tutti, poi il lunedì, il mercoledì, quando c'è la preghiera. Ma invece non si comprende che la cosa più importante è pregare il Signore. Pregare il Signore. Il Signore, fratelli e sorelle, i quali, dice, giorno e notte gridano a Lui. Perché a volte la preghiera poi in realtà diventa un grido, una necessità, qualcosa di talmente forte. Non è la preghierina che si fa a tavola per il cibo, no? Anche quella è buona, ma Signore benedici questo cibo, amen. Siamo stati noi insegnati, noi da fin da ragazzi, questo, ma perché è giusto ringraziare Dio che ci ha provveduto anche il pezzo di pane. Ma il Signore vuole una preghiera costante, forte, neanche quella di 5 minuti. Perché diceva il mio pastore che possiamo pregare, certo la cameretta è importante, ma pregare in macchina, pregare a casa pur passando lo straccio, le sorelle o comunque sul posto di lavoro, perché la preghiera è qualcosa che è del cuore, è uno concentrato, cioè sì, fai il tuo lavoro, ma il tuo cuore per lo Spirito Santo si innalza. L'anima tua si congiunge con Dio ovunque sei. Non c'è bisogno di un luogo. La chiesa è buono, è necessario perché siamo di più, ci incoraggiamo, ma quanto è bello quando anche riusciamo ad elevarci nella preghiera, fratelli e sorelle. Quando il Signore tornerà, e non dobbiamo stancarci di attendere, troverà la fede sulla terra. Oggi un fratello è andato in diretta lì su Facebook, un caro fratello anziano, e parlava della chiesa di Laodicea, l'ultima, che pensava di essere ricca. Mi sono arricchito, ho tutto, ho sto bene. Il Signore invece la riprende. Stolti, non sapete invece che vi manca tutto. Non avete nulla, prendete da me dell'oro finissimo, prendete del collirio affinché potete vedere la vostra condizione. Questo è importante, fratelli e sorelle, che tutta la Chiesa universale dovremmo iniziare a fare oggi. Chiedere al Signore quel collirio e l'oro che è simbolo dello Spirito Santo, della presenza gloriosa del Signore. La preghiera è una risorsa,
una risorsa per il credente e una risorsa per la Chiesa. Bisogna continuare a pregare, dice Paolo, pregando costantemente, continuamente. Noi veniamo dal mondo cattolico, io no, nel senso, però purtroppo qui c'è stato questo indottrinamento generalizzato. La gente va nelle chiese, così è stato anche insegnato, poi tra l'altro io non è che giudico i singoli, perché a volte le persone lo fanno perché così è stato detto, non sanno di più. Vanno, fanno la preghierina, poi si fanno la confessione, che è antibiblica, presso un uomo, quello gli fa, no, io non sono molto pratico, non ci sono quasi stato mai, ma so, gli fa, dice, ripeti diverse preghiere e l'assoluzione. Quello ripete le preghiere a pappagallo, come si dice, no? E si sentono a posto. Non è così. Noi fratelli e sorelle abbiamo bisogno di pregare in continuazione. La preghiera è un soffio, è il soffio dell'anima. L'anima è morta. Io stavo pensando a casa, l'anima è morta se non prega. Fratello, ma che dici? Sì, l'anima nostra, che deve essere vivente, vive nel soffio della preghiera e dello Spirito Santo. Dio soffiò nelle narici di Adamo alito di vita. Gloria a Dio. Possa il Signore soffiare su di noi, mentre siamo in attitudine di preghiera, il soffio dello Spirito Santo, e dacci la vita, e la vita in abbondanza. La preghiera è una delle prime prove della conversione. Quando uno si converte al Signore, e quindi è il primo amore, perché non è che bisogna pregare. Diceva bene il mio pastore, a volte la gente non prega perché pensano che devono andare da qualche parte e imparare la preghiera. La preghiera non si impara, la preghiera si fa con le proprie parole. Fratello, ma io non mi so esprimere. E lui diceva sempre, vedete le cose che poi quando sei in una chiesa ti ritornano dopo 30 anni, 40 anni, certi insegnamenti che in quel momento comprendi ma poi li capisci meglio. Lui diceva sempre, pregate secondo quello che sentite, se sbagliate qualche parola non fa niente, il Signore le traduce al Padre in modo giusto. Dice, fratello, ma io sono sgrammaticato. Ok, io vengo, fratelli e sorelle, mio nonno era sgrammaticato, aveva fatto una sola scuola 60 anni fa, eppure pregava il Signore come sapeva. Non sapeva bene l'italiano, ma pregava giorno e notte, io me lo ricordo, gloria a Dio. Adesso dobbiamo essere tutti perfettini, fare la preghiera come... No, la preghiera è il moto dell'anima, è il bisogno dell'anima, è un parlare con Dio, è un conversare con Dio. Ti inceppi con la lingua, non fa niente, continua a pregare il Signore, continua, gloria a Dio. Bene, fratelli e sorelle, quindi con perseveranza, con fede, che non è una tendenza naturale. Dove trovi la fede nell'umano? Non c'è fede. La fede si crea leggendo la parola di Dio. Cristo crea la fede in noi, perché la fede nell'essere umano non c'è. Ecco perché la gente molte volte dice, beato te che hai fede. Ma non è che siamo beati, è che abbiamo accettato Gesù come personale salvatore e crediamo nel Signore e crediamo in Cristo, lo crediamo fermamente, gloria a Dio. Quindi, fratelli e sorelle, chiedete e vi sarà dato, detto Gesù, picchiate e vi sarà aperto. Ma come lo deve dire il Signore? In quale lingua è scritto questo? Gesù dice, il quale ha dato l'esempio
pregando giorno e notte. Gesù non ha pregato, dice qualcuno, tanto non aveva bisogno. Gesù pregava invece, si appartava. C'erano dei momenti quando spariva e andava di nascosto e pregava il Padre. Gloria a Dio. In questo momento mi sta venendo in mente il miracolo di Lazzaro. Quando Gesù fuori la tomba di Lazzaro pregò il Padre, si rivolse al Padre prima del miracolo. Che bello, perché io sono venuto a fare la volontà mia, detto Gesù, no, la volontà del Padre. E lui pregava il Padre e riceveva. Fratelli e sorelle, noi abbiamo un grande Signore, un grande Dio, il quale se non ascolta subito, o meglio, non agisce subito, perché il problema che noi ci aspettiamo sempre, l'ho detto già 30 anni fa, 40 anni fa, quando ero piccolo, noi ci aspettiamo la preghiera e la risposta immediata. A volte succede, a volte non succede. Signore a volte ha un piano, e in quel lasso di tempo tra le preghiere e la risposta è lì il problema. Cominciano a venire i dubbi, la stanchezza, ma sarà o non sarà? Poi il diavolo, quando noi facciamo questi discorsi, lui ci va a nozze, proprio a felice. Quando cominciamo a mettere in dubbio, no? Che forse abbiamo pregato, ma il Signore qua e qui, quanto questa mente umana. Un fratello l'altro giorno che sta traducendo dei libri, poi andranno pubblicati, ha detto qualcosa, però non so se la ripeto bene, perché è scienza, però applicata allo spirituale. Hanno scoperto ultimamente che nel cervello umano ci sono delle cellule specchio, che praticamente, adesso lo dico io a parole mie, che quello che uno vede, no, percepisce nella testa e rimane impresso. E allora appresso mi diceva, è come Gesù, che noi dobbiamo rispecchiarci in Cristo. Chi si rispecchia in Cristo allora riceve forza e nuove forze per andare avanti. Lui è il nostro specchio perfetto. Quando non ci rispecchiamo in Cristo, ci indeboliamo e veniamo meno. Ma vogliamo dire, Signore, aiutaci stasera ad avere regolarità, pazienza e perseveranza fino al giorno del Signore, al giorno del Signore, quando Egli ritornerà. Allora, questa donna ha ricevuto il suo, perché con perseveranza poi certamente il Signore l'ha aiutata. Dio aiuterà ciascuno di noi se continuiamo a pregare con tutto il cuore, l'anima e la mente. Fratelli e sorelle, facciamo girare la voce, la gente si è stancata molti di pregare, ma la preghiera non è che è la preghiera è il moto dell'anima. Il Signore giorno e notte. A Dio sia la gloria. Alziamoci in piedi. Gloria al Signore. Benedetto sei, Signore. Glorioso tu sei. Gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Meraviglioso, Signore. Meraviglioso tu sei, Signore. Gloria a Dio. Gloria. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Santo, santo, santo il tuo nome, santo il tuo nome. Ti adoriamo, Signore. Oh, metti in noi lo spirito di preghiera, giorno e notte, gloria a Dio. Lo spirito di preghiera, gloria a Dio, gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia, alleluia, alleluia. Grazie Signore, grazie Signore Gesù, grazie Gesù, grazie Signore, grazie.
grazie già che tu hai ascoltato le nostre preghiere. Signore, grazie. Qualcuno che vuole pregare, coraggio, gloria a Dio. Benedetto il tuo nome, Signore. Degno di sovrano lode, nome. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Santo sei, Signore. Santo è tuo nome. Santo, santo. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Amen. Amen. Grazie. Grazie, Signore. E questa sera ti voglio dire, Signore, lava, purificaci ancora una gloria volta, nettaci, oh Signore, riempici di te, oh Signore. Gloria a Dio. Perché abbiamo bisogno di te, oh Signore. Abbiamo bisogno di espandere l'anima nostra a te, oh Signore, di avere comunione con te del continuo, oh Signore nostro, Dio nostro. Gloria al tuo nome. Grazie per questa parola, oh Signore. Grazie, Signore, perché tu sei pronto ad ascoltarci del continuo, Signore. Tu non ci hai chiesto nessun sacrificio, perché tutto l'hai fatto tu, Gesù, sulla croce. Gloria e il nostro unico sacrificio è la lode, il rendimento di grazia, la preghiera, oh Signore. E lo possiamo fare quando possiamo, siamo anche impegnati in altri lavori, in altre cose, oh Signore Santo, perché abbiamo quella comunione con te, oh Signore, glorioso, eterno Dio, onnipotente Re. Grazie, Signore, aiutaci a restare fermi in questo, Signore, che questa parola rimanga nei nostri cuori, oh Signore Santo, incisa, scolpita, che non siamo dimentichevoli, oh Signore. Gloria al tuo nome benedetto, alleluia. Oh Signore Santo, aiutaci a riprendere, Signore, quelle forze, Signore, quel primo amore, Signore, quando tu ci hai salvato, Signore, quando tu sei entrato nella nostra vita, Signore, con potenza hai soffiato lo soffio dello Spirito Santo, solo perché ti abbiamo detto sì, solo perché abbiamo detto, Signore, tu sei il nostro Signore e Salvatore, e ti vogliamo ringraziare, Signore. Oh Signore Santo, erano quei giorni meravigliosi, ma ogni giorno con te è meraviglioso, perché tu ogni giorno ti prendi cura delle nostre vite, Signore, anche se non ce ne rendiamo conto, Signore, perché siamo così piccoli, oh Signore Santo. Noi vogliamo stare con te, Signore, stare all'ombra delle tue ali, oh Signore, essere ogni giorno, camminare per la via stretta, oh Signore, che ci porta a te, ma esserti servi anche disutile e inutile in poche cose, Signore, per portarti quel frutto, alleluia, Signore, portarti anime nuove, oh Signore Santo, perché ancora tanti non ti conoscono. Aiutaci, oh Signore, ci rimettiamo nelle tue mani completamente, ci affidiamo a te, Signore Santo, perché da noi stessi non possiamo nulla, e ti vogliamo ringraziare e benedire dal profondo dell'anima nostra, oh Signore Santo. E ancora ti vogliamo pregare per tutto il tuo popolo, per tutta la Chiesa, per gli ammalati del tuo popolo, Signore, per quanti stanno gridando a te, oh Signore, di benedirli, oh Signore Santo. Gloria a Gesù. Raggiungi e benedici quanti sono nelle loro case, raggiungi e benedici Alessio, oh Signore, la sua famiglia. Amen, Signore, amen. Che veramente, Signore, tu gli stai dando tanta forza a questo nostro caro fratello, Signore. Grazie con tutto il cuore, Signore, rimani con noi, oh Signore, abbiamo bisogno di te. E grazie, grazie, grazie infinitamente, tutto ciò nel prezioso e santo nome di Gesù Cristo, il Figlio tuo, Padre, che tu hai benedetto e consacrato in eterno. Amen, 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 amen. Gloria a Dio. Grazie, Signore, grazie. E vogliamo concludere con un cantico maestoso, bellissimo, 163, Padre. Cantiamo questo cantico bellissimo. Padre, posso dire solo questo, 163. Gloria a Dio, gloria a Dio. Padre, posso dire solo questo, quando penso a
che fai. Ogni istante tu per me. Alleluia. Padre, che mi svegli la mattina e mi segue ovunque vado. Dirigendo i passi miei. Padre, quando un bimbo è dentro te, quando un fiore scopro te. Gli occhi e ci sei tu, sempre tu, sempre qui. Non è un sogno, ci sei tu, nelle strade tra la gente. Solo questo, quando penso in te, alzo gli occhi e ci sei tu, sempre tu. Gloria a Dio.
rimani con noi, Signore, come i due sulla via d'Emmaus. Anche noi vogliamo ripetere quelle parole: rimani con noi che si fa sera, ma il giorno viene che Gesù ritornerà. Preparaci per l'eternità, Signore, abbellisci la nostra vita di dentro, Signore, togli quello che non va bene, affinché siamo pronti ad incontrarti nell'aria e stare con te per tutta l'eternità, per sempre. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Grazie, Signore.